succede a Roma. Oggi è stato presentato un bellissimo progetto, Donne e Startup. Ce ne parla Annalisa Salzano. Ce la si può fare anche se siamo in Italia, nonostante tutto quello che si dice. Noi siamo tre donne, abbiamo di media 25 anni e crediamo che questo progetto possa arrivare non solo in tutta Italia ma anche ben presto in Europa. Trasformare un'esigenza in un'impresa, così Giulia descrive la nascita della propria startup Le Cicogne, attiva nei servizi di babysitting e tutoring per l'infanzia. Ma qui in Luis & Labs le idee sembrano non esaurirsi mai. Noi siamo Bulsar Advertising e ci occupiamo di allestimenti pubblicitari in luoghi insoliti, come per esempio i servizi igienici, infatti siamo qui a fare l'intervista, come i fasciatoi dove vengono cambiati i bambini e dentro i centri fitness. Condividere le testimonianze di storie nuove opportunità imprenditoriali per contrastare la crisi è il tema del convegno sull'imprenditoria e startup femminile promosso da Ferrovie dello Stato e Università Luis Guido Carli di Roma. Il convegno si è tenuto non a caso nello spazio Luis & Labs alla stazione Termini, 2000 metri quadrati riservati a idee e progetti di giovani promesse dell'imprenditoria. Ormai ci sono 25 startup, circa 150 ragazzi che hanno creato lavoro per sé e per altri, lanciando delle piccole imprese che già hanno incontrato il mercato degli investitori e potrebbero essere anche delle opportunità di crescita ulteriore molto interessanti. Luis & Labs, l'acceleratore di impresa controllato da El Venture Group e sponsorizzato da Wind, seleziona progetti migliori inserendoli in un programma che dura 5 mesi in cui questi troveranno fino a 30.000 euro di finanziamenti. Diciamo che questo incubatore permette di avere un via vai abbastanza importante, però poi tutto viene fatto direttamente dalla startup, quindi diciamo che qui si hanno degli spunti, ma poi bisogna portare a termine il risultato indipendentemente.